Ciao. Buongiorno a tutti, consigliere Vernetti, Comune di Napoli, delegato del sindaco del ciclo dei rifiuti. Allora, noi abbiamo il sistema Sistri, che attualmente non riusciamo a sapere a che punto sta. Abbiamo speso circa 500 milioni di euro per questo tipo di sistema, che è un sistema di tracciabilità dei rifiuti industriale, è tossico. Io penso, ho un'idea mia, dovremmo chiudere le frontiere della regione Campania totalmente. Sì. Perfetto, sono d'accordo. Finché non c'è il sì, non c'è gli impianti per il grande pubblico. Allora, che dato che noi conosciamo bene, no, ti ringrazio. Conosciamo bene, visto che siamo in campo da tanti anni, che cosa è arrivato in questa regione, da dove è arrivato e dove è stato spostato. Il problema è che attualmente non esistono in Regione Campania i sistemi di inertizzazione per quel tipo di... Cioè, io ma neanche in Italia, se andiamo a analizzare sì, bene, noi dobbiamo andare in Germania per trovare sistemi di inertizzazione dei rifiuti tossici. Quindi non c'è giustificazione che da Porto Marghera possono scendere dei fanghi di trattamento industriale fino alla Campania. Per fare che? Per mettere il concime organico da lì. Quindi, secondo me, la nostra lotta deve partire dalla chiusura totale dell'area regionale e chiudere completamente gli ingressi, perché non abbiamo impianti, non è giustificato perché noi dobbiamo accogliere questo tipo di rifiuto. È giusto, ma non si può fare perché sono merci, hanno libera sì. circolazione, mentre i nostri rifiuti urbani no. No, allora, dato che i nostri rifiuti urbani poi, paradossalmente, che non arrecano questi tipi di danni, nessuno li vuole, perché giustamente se vengono dalla Campania, chissà che cosa ce ne andiamo. Poi regolarmente è un tal quale, o un differenziato, uno stabilizzato food, oppure un secco trattato. Quindi non ha nessuna giustificazione. Per quanto riguarda l'amministrazione comunale, stiamo battendo dall'inizio, che voi sapete come vengono trattati i rifiuti, noi siamo addetti solamente alla raccolta. Il Comune di Napoli non deve fare altro che raccogliere. Ma fra sei mesi chissà che cosa succederà, perché c'è la deprovincializzazione degli impianti. Quindi se noi riuscissimo ad avere uno stir a gestione con annesso un centro di compostaggio, che già si sta vedendo di farlo a Caivano, quindi un altro si farà a Napoli Nord, un altro. Io ero più tentato a fare uno per municipalità, ridurre la dimensione e renderlo più fruibile con percorsi di impatto minori per portare avanti con i mezzi. Quindi secondo me c'è tanto da lavorare, però dobbiamo batterci per chiudere le frontiere della rete. Grazie.